Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, scusate per l'aspetto, non proprio il massimo, come potete vedere. Mi è nata pure una bolla qua, non so se riuscite a vederla, ma scusate però. Stamattina mi è presa l'ispirazione di fare un nuovo video, perché parecchie volte io ho conosciuto delle persone che magari dall'oggi al domani si sono lasciate e hanno detto tipo: "Eh, ma io non me l'aspettavo, ma com'è possibile? Fino a ieri tutto bene, stamattina mi ha mollata." Ma invece no, non andava bene neanche ieri, neanche l'altro ieri, neanche una settimana fa, neanche un mese fa, perché ci sono comunque dei segnali, diciamo, per capire quando la persona con la quale state non è più tanto innamorata di voi, ma sta con voi più che altro per abitudine, per rispetto. A parte che io comunque sono dell'opinione che secondo me se non si è più felici di un rapporto è meglio chiudere che aspettare, perché aspettare poi rischia comunque di diventare appunto, come dicevo, un'abitudine e non più stai con quella persona perché ti fa piacere starci, ci stai perché la ami. E quindi io diciamo che in questo video vi dirò dei segnali per capire quando appunto questa persona vorrebbe lasciarvi, ma non ce la fa. Mettiamola così. Per esempio, il primo segnale è che nella coppia ci sono litigi continui. Per carità, tutte le coppie litigano, non dico che non litigano, però se vedete che per esempio la persona con la quale state si arrabbia per cose che magari prima ci passava sopra, evidentemente forse si sta stufando di voi. Quindi ogni minima cosa che voi fate li dà sulle scatole. È normale che sia così. Seconda cosa, che non mette più mi piace. Per carità, per quanto può essere banale, però se vedete che il vostro compagno o la vostra compagna non vi mette più mi piace, quando invece prima ve lo metteva, evidentemente sta perdendo interesse verso di voi, non gli interessa più quello che voi pubblicate. Terza cosa, se c'è scarsa attrazione sessuale, perché si sa, no, quando stai insieme a una persona è normale che ci sia anche attrazione sessuale, però se questa cosa viene meno, evidentemente c'è qualcosa che non va. Il quarto punto, se ci si vede di meno, per carità ci può stare, per esempio, che lui o lei sia troppo impegnato o impegnata appunto per il lavoro, ci può stare. Però se notate che per esempio prima, nonostante gli impegni di lavoro, per esempio riuscivate a vedervi, che ne so, tutte le sere, e improvvisamente con gli stessi impegni di lavoro vi vedete, che ne so, 2 volte alla settimana, allora il rapporto diciamo che è arrivato alla frutta. Il quinto punto è che non condivide più la vostra, cioè la loro vita con voi. Mi spiego meglio. Per esempio, a voi vi è capitato, per esempio, se avete avuto dei rapporti, che il vostro compagno o la vostra compagna vi racconta, per esempio, domani non ci sono, sono al lavoro, devo andare a Milano a fare un servizio urgente di lavoro, quindi sono via domani, dopodomani e torno dopo 2 giorni, dopo 2 o 3 giorni. Però se notate che il vostro compagno o la vostra compagna non vi parla più di questo e improvvisamente scompare per 2 o 3 giorni e non sapete che fine ha fatto, è quello un chiaro segnale che quella persona non vuole più stare con voi, perché quando si sta con una persona si condivide tutto. Il sesto punto è che non si è più felici. Per esempio, che ne so, all'inizio si sa, no? All'inizio quando si apre una storia si è felici, si vive in un mondo fantastico, però se poi questo mondo fantastico viene meno e non si è più tanto felici, allora c'è qualcosa che non va, perché quando si è insieme alla persona amata il resto non conta. Si è comunque felici, per carità si possono avere mille problemi, problemi al lavoro, problemi che ne so, se fate qualche altra attività, problemi economici, però se siete innamorati siete felici, punto. Il settimo punto, scusate,
è che praticamente c'è di mezzo un tradimento, perché se si è davvero innamorati di quella persona non si tradisce, mai, assolutamente non si tradisce. E per tradimento non è inteso soltanto, per esempio, se ci scappa, che ne so, una notte d'amore o, per esempio, un bacio, ma si può tradire anche virtualmente, provandoci con un altro uomo o provandoci con un'altra donna. Anche così è tradimento per me, perché se sei innamorato non cerchi altri o altre, sei felice con quella persona, punto. L'ottavo punto è che questa persona non vi dice più ti amo, mi manchi. Per carità, è chiaro, all'inizio tutto è bello, ti amo amore mio, mi manchi, oggi mi sei mancata, però questa cosa non deve mancare anche negli anni, diciamo, a venire. Non deve assolutamente mancare, perché a una donna o a un uomo fa sempre piacere sentirsi dire ti amo. Anche se l'avete detto 500 volte, fa sempre piacere, oppure mi manchi. Sono cose comunque importanti che in un rapporto assolutamente non devono mai mancare. L'ottavo punto sono le bugie. Cioè, se il vostro uomo vi dice stasera non posso fare la cena romantica, per esempio perché devo lavorare, per esempio, oppure la vostra donna vi dice stasera non posso uscire con voi perché devo, che ne so, aiutare mia madre a fare la pizza e poi magari, che ne so, si viene a sapere che le vostre dolci metà sono tranquillamente andate in discoteca o altro, allora c'è qualcosa che non va. Nono punto, chiaramente se ci sono meno messaggi e meno chiamate, perché è chiaro che se alla fine vedete che per esempio il vostro uomo o la vostra donna vi scriveva tutta la giornata, vi chiamava tutto il giorno, ma all'improvviso il rapporto si riduce con il buongiorno e la buonanotte, non è più un rapporto, cioè tanto vale chiudere assolutamente, non è più un rapporto. L'ultimo punto è che ha smesso di fare delle cose carine per voi, per voi. Cioè se per esempio prima il vostro uomo vi portava a cena fuori, oppure la vostra donna vi invitava, che ne so, a casa sua, anche se c'erano i genitori, ma non lo fa più, allora c'è qualcosa che non va. Il rapporto si è spento. Io spero che con questo video sia stato d'aiuto a molte persone che magari non si rendono conto ancora che il loro rapporto ormai è arrivato alla frutta. Quindi dico, se notate che ci sono almeno la metà di questi segnali, perché uno solo non basta assolutamente, uno solo può essere, che ne so, che il vostro uomo o la vostra donna sia stressata, però se ce ne sono, per esempio, almeno la metà di questi segnali, allora un chiaro segnale che la vostra compagna o il vostro compagno non vi ha più innamorato come un tempo. Quindi vi dico, il consiglio che vi do è lasciatelo o lasciatela prima che lo faccia lui o lei, perché alla fine rimanere in un rapporto infelice è la cosa peggiore e tanto vale chiuderla qui. Per questo video è tutto. Se il video vi è stato utile, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale.